Presso, posso andare un attimo in bagno? No. Ma presso, posso andare un attimo in bagno, dai? No. Presso, 2 secondi al bagno, posso andare? No! Professore, lo so. Perdoni. No, pure a latino non te la metto la giustifica. No, pure a latino non te la metto la giustifica. Per un volontario. Quando? Prima o poi. No, che prima o poi? Domani. Domani. Prima o poi. Domani vengo volontario. Domani vieni volontario. Vabbè, vai. Grazie, sparisci, me. Oh, buongiorno. Allora, oggi dobbiamo interrogare Armando Volontario. Io lo odio e gli metto 4. Anzi, metto 2. Lo boccio, lo stanno giù. Arianna. No, professor, ma c'è veramente, sono persone che non hanno ancora il voto questo quadrimestre e voi state interrogando quelli che ne hanno già 2, cioè qua dobbiamo essere giusti, dobbiamo interrogare chi gli serve il voto, cioè senza fare nome qua. E interroghiamo Antonelli. Oh, ma che sei scemo? Che cazzo ne so delle cose? No, Antonelli, no, le persone che hanno i problemi a studiare, le giustifiche, cioè, hanno i problemi vari nella vita. Dobbiamo interrogare le persone preparate che sappiamo che sono in grado di affrontare bene queste interrogazioni, se no è una cosa negativa. Allora, interroghiamo una persona tosta, non so, Giada. No, Giada. Interroghiamo un ragazzo per cavalleria. Allora, interroghiamo Armando. Vabbè, va benissimo Armando. Bravo. Antonelli. No, per favore, professor, non mi chiamare oggi, ti prego, vengo la prossima volta, oggi non ho studiato un cazzo di niente, per favore, no. Professor, per favore, no, vengo la prossima volta, ti prego. Professor, per favore, vengo la prossima volta, non si deve fare, è morto il cane, tutti quanti, però, la prossima volta, non prendo i profondimenti, perché la prossima volta, però, per questa volta, mi grazie. Ma guarda. Di chi? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly... Ma com'è possibile? Un computer con la cretina? Ho preso 2 lettere e mezzo! Oh, cretina che? Ma che cosa è? Non è vero! Perché una rana attraversa la strada? Perché è verde! Che cos'è un parrucchiere senza lacca? Un parrucchiere? Antonelli, allora, dato che stai facendo il simpatico, mo, di che cosa che stai dicendo? Racconta la classe. Chi è il re dei mari? Nettuno. Impossibile, qualcuno deve pure essere. Oggi è proprio il giorno giusto per interrogare. Prof, ma lei è dimagrito? Grazie, un pochettino, la palestra, sai com'è. Allora, prof, ma lei per caso usa qualche crema in particolare? Crema? No, perché le rughe le sono sparite. Le rughe? Ma madonna, grazie, Liliana! Allora, interrompiamo. Prof, ma usa qualche balsamo? Qualche balsamo? Sì. Ne sto parlando più per la crescita. Grazie, Liliana. Grazie, possiamo interrogare allora adesso? Prof, potrebbe rispiegare questo nuovo argomento, perché non ho capito molto bene. Va bene, allora ci spiego. No, prendete gli appunti, che mo' è importante, fate attenzione. Oh.
mi andavo cominciando a eseguire la produzione a fondo di ecoretonica, poi sono andato a creare all'interno del circolo un piccolo contesto privato in cui gli artisti e i filosofi andavano ad esempio nei salotti, i grandi salotti culturali e filosofali, e tutto quello che è il concetto della filosofia francese. Quindi... perché? Perché non si capisce un cazzo! Allora, ragazzi, il discorso è che la cultura è importante, insomma. Lo studio mnemonico delle cose ti aiuta, insomma, a imparare. Cioè, non si può vivere al giorno d'oggi senza una cultura di fondo, senza conoscere gli artisti, letterari, gli autori. Professore, ma portiamo da Pascoli? E dov'è Pascoli? Che lo porto? Non lo conosco. Pensavi... L'Italia è un paese democratico e per questo voglio che in questa classe vinca la democrazia. Nessun favoritismo, nessuna giustifica a nessuno di voi. Oh, chiaro? Oh, il telefono! Bella raga, questo è French Mole, hai appena visto Alunnivs professori più odiati. Guarda l'ultima scena sul nostro Instagram e metti like al video. E prossimamente su Spotify la tua faccia quando... Sex!